Fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015, una conferenza da tardo pomeriggio che tratta un tema interessante e direi anche la prima volta che viene affrontato in un contesto come quello di una manifestazione scientifica, tecnica, che però sconfina anche nell'arte, nel lifestyle. Con Davide Roncuzzi introduciamo questa conferenza sullo sport e l'ambiente. In un orario in cui alcuni sportivi vanno in palestra, esatto, e altri invece magari stanno rientrando da aver praticato dello sport all'aria aperta, esatto, in mezzo alla natura, dove appunto la natura gioca un ruolo fondamentale. E oggi parleremo di alpinismo, parleremo di escursioni nella natura con canoa, a cavallo o in mare, usando quindi dei mezzi, delle attrezzature meccaniche, delle attrezzature acquatiche, oppure addirittura salendo sulla groppa di un animale che desidera fare questo. Per me questa è una cosa che sembrava molto strana, ma poi se si frequentano gli ambienti di reclutazione si capisce che ci sono proprio degli animali che amano saltare, amano muoversi in mezzo alla natura, amano galoppare e portare qualcuno sulla groppa. Sembra incredibile, ma si stabilisce un rapporto estremamente intimo tra il cavaliere o l'amazzone e il proprio animale, perché di questo si tratta. D'altra parte, oggi parleremo appunto di quello che è la sfida che si genera interiormente a ciascun atleta nei confronti di se stesso, ma anche della natura, perché in realtà in questo tipo di sport la prima controparte non è l'avversario, ma è se stesso nell'immersione totale all'interno della natura. Natura che è multiforme, perché può essere un bosco, può essere un corso d'acqua, può essere il mare, ma è sempre diversa, perché quando esci in mare può esserci bel tempo, il mare può essere calmo, ma anche il sole, il girare del sole provoca un cambiamento delle condizioni, appunto, delle correnti d'aria, e quindi tu nello stesso tempo anche il mare cambia il suo comportamento, per cui tu devi essere pronto per affrontare queste situazioni che sono mutevoli. Anche solo il cambio della luce, prendi la canoa, vai a farti un giro nella nostra pineta, parti alla mattina, se il giro è un po' lungo, e anche lì correnti, venti, le zanzare, perché nella natura c'è di tutto. Quindi diciamo che il cambio di scenario che pensate può avvenire in montagna mentre si sale, un alpinista che sta fuori alcuni giorni può prevedere fino a un certo punto il cambiamento dell'atmosfera nella quale andrà a muoversi, per cui ecco, questa è la cosa principale. E io ringrazio sicuramente la Belab che ci ha dato l'opportunità di parlare di queste cose, ma devo dire ringrazio pubblicamente l'assessore Guido Guerrieri, l'assessore allo sport e all'ambiente del Comune di Ravenna, che ha dato la prima spinta per trovarci qui a parlare di queste cose. E devo dire che è stata un'iniziativa che è stata raccolta con grande interesse dal CAI della sezione di Ravenna, dal circolo ippico Ravennate, dal circolo velico Ravennate e da Trail Romagna, che immagino sentirete molto presto. Grazie, fare i conti con l'ambiente.